Salve a tutti, sono Emanuele Crau, benvenuto a questo nuovo video dedicato al fai da te. Più che altro non è un vero e proprio fai da te, però insomma un'idea produttiva comunque che spero possa essere utile a qualcuno. Praticamente in sostanza mi è venuta un'idea di necessità, tenere qualche soldo di scorta in macchina, però non da usare sempre, proprio di scorta. Capitasse che uno non ha soldi nel portafoglio, magari per fare benzina o che dimentica il portafoglio e quindi non ha né carte e né soldi e quindi un qualcosa in macchina eventualmente per una necessità di qualunque tipo. Ovviamente soldi che non si devono vedere e neanche penso io se uno dovesse avere un qualcuno che ero vista nei cassetti o comunque nei vani portaoggetti anche se esposti. Quindi ho pensato di nascondere i soldi in questo oggetto, praticamente in questa confezione, diciamo di burro cacao, ecco. E ho pensato che si può sviluppare in tre modi. Praticamente il più semplice in assoluto è quello di togliere la parte interna, questa qua, bianco su bianco praticamente, e rimane la confezione vuota. Per cui praticamente si possono inserire delle banconote, ecco, date le dimensioni di questo, un 50 euro non ci sta, però 2, 3, 20 euro sì, non di più perché comunque è piccolino. Ecco, una volta arrotolati, bene, si possono inserire e praticamente penso che sia impensabile ipotizzare che all'interno di questa scatolina, che tra l'altro ha un peso abbastanza similare alla confezione intera, considerato però che era già verso la fine. Ecco, quindi magari si mette lì anche in vista, non penso che qualcuno voglia rubare un burro cacao. Ok, seconda possibilità, smontarlo completamente, togliendo quindi la parte interna, quella che contiene il burro cacao, come vedete era proprio alla fine, anzi anche un po' ridotto maluccio. Niente, rimettendo questo che era l'elemento che permetteva la rotazione, praticamente se si dovessero mettere appunto i soldi, risulterebbe come prima, però è più completo, diciamo, nella sostanza. Ecco, in questo caso poi tirare fuori i soldi non è semplicissimo, quindi è sempre meglio il primo sistema. Adesso vediamo il terzo. Questa preparazione è un po' più complicata, però un po' più d'effetto. Allora, prima di tutto occorre smontarlo completamente, togliere il burro cacao o quello che insomma poteva esservi e praticamente operare su questo cilindretto che andrà tagliato con un seghetto come può essere questo qua, adesso lo faccio in un attimo alla base, quindi adesso lo taglio. Adesso che ho tagliato l'elemento interno, quello che diciamo è scorrevole, che va su e giù in funzione della rotazione, stando bene attenti di tenere i gancetti alla base. In questo caso quindi bisogna creare una piccola base. Io ho tagliato un tondino piccolissimo di cartoncino dello stesso diametro, praticamente lo vado ad inserire, metto anche un goccio di colla proprio per tenerlo fermo. Adesso aspettiamo che si asciughi e poi dopo proseguiamo. Ora che la colla si è rappresa, inseriamo nuovamente come era in origine. Ecco, a questo punto infiliamo i soldi nel cilindretto con alla base il cartoncino che ha chiuso, rinfiliamo qua dentro
Dopodiché basta chiudere. Ecco, a questo punto non è un problema tirar su i soldi. Infatti escono automaticamente. Ecco. Direi che questo è il migliore, però è un po' più elaborato. Adesso faccio rivedere. In pratica è sufficiente togliere il tappo e ruotare come se dovesse uscire il contenuto. A questo punto i soldi sono immediatamente disponibili. È palese che questo sistema me lo sia bruciato. Ovviamente nella mia macchina non potrò mai metterlo. Una cosa importante, e per concludere, può darsi che il tappo rimanga un po' più esterno. In questo caso è sufficiente mettere delle striscette adesive di nastro carta all'interno per dare la necessaria aderenza e apparente chiusura. Grazie a tutti e se volete iscrivervi vi ringrazio infinitamente e alla prossima.